Cari amici, buon pomeriggio e buona domenica. Bene, innanzitutto insomma, tra le belle piene di prima tappa di campionato Regione Puglia di Baskin 2022, era più che giusto, però magari più io che diciamo sono stato impegnato anche supportato di Fanta al tavolo con il referto di gioco, le squadre indipendentemente che era Trani, Andrea, Foggia, complimenti davvero vivissimi a tutte e tre le squadre partecipanti, un'emozione lunga che ovviamente io vivrò giocando proprio domenica prossima nella seconda tappa che credo sarà in quel di Andrea. Una prima tappa molto bella, un buon ritardo sulla tabella di marcia di organizzazione, ma non fa niente, infatti abbiamo concluso praticamente quasi alle 2 di questo pomeriggio, siamo tutti contenti. Reso conto della giornata, vi racconto subito, prima partita tra Nifaggia, e tutte e tre le partite sono state abbastanza equilibrate. La prima ha visto gli ospiti di Foggia pressoché quasi sempre in vantaggio, seppure la vittoria da parte dei garganici nel risultato finale ha visto solo un margine di vantaggio di 2 punti. Nella seconda gara, perché ovviamente Foggia essendo più distante da Trani e Andrea dovevano ripartire subito, nella seconda gara Foggia contro Andrea ha avuto la meglio, pensate un po', di solo 1 punto, quindi insomma è io che mi stavo comunque facendo il pensiero che magari anche per, visto che era il primo appuntamento, per essere giusti, corretti, perché le squadre si sono affrontate a viso aperto, magari una vittoria per squadre poteva essere l'ideale. Invece, cari amici, quindi Foggia vince la prima contro il Trani, vince la seconda contro l'Andrea, terza e ultima sfida, derby Trani-Andrea, derby vinto, posso dire quasi in maniera pressoché dominata dalla nostra squadra di Trani per, pensate, più di 20 punti, 21 totali. Insomma, una giornata molto bella. Poi vedete dall'immagine di video copertina un po' la fotografia che va a riassumere il tutto nel momento catturato attraverso, credo, un telefonino. Quindi, che dire, stavolta impegnato come ufficiale di campo, sono riuscito al mio compito di refertista di gare di Baskin, ho studiato il regolamento in 2 giorni più o meno, bello, non vedo l'ora ovviamente, certo mi sarebbe molto piaciuto giocare qui nella mia città al debutto, ma lo strappo alla schiena che certo mi è passato, ma ovviamente per non rischiare non ho voluto fare il passo più grande della gamba, come si suol dire, e niente, adesso quindi mi rimetto in moto sabato con allenamento di rifiniture, domenica ovviamente si parte presto, seppur Andrea si avvicina rispetto poi a tra 2 settimane in quadro di Foggia. Bene, io vi saluto cari amici, prossimi appuntamenti sul canale YouTube, credo sicuramente farò il video dedicato oramai all'imminentissima edizione numero 38 anno 2022 di WWE WrestleMania, che si disputerà questo sabato e domenica prossima 21, e poi vediamo qualche altro video, anche se ogni cantiere è già un video già confezionato
come promozione da cinema, ma soprattutto con quesito quando riusciremo a riavere nella nostra città un cinema, vediamo quando magari lo pubblico sul mio canale. Quindi, chiudendo il video, ribadiamo il bilancio della prima tappa: è Foggia due vittorie, la prima e seconda partita, tranne una vittoria con la battendo nel derby contro l'Andria nel posticipo della prima tappa, andrà a zero, ma sono sicuro che gli andriesi in qual delle loro mura amiche si rifaranno. Mi auguro che, insomma, così posso dire, magari una vittoria per Andrea, una, diciamo, io sono per una vittoria a testa, per l'equilibrio è giusto. Bene, ci vediamo alla prossima, ciao!